Oggi tutti indicano la sua commissione del 92 come l'esempio a seguire. Cos'era la cosiddetta commissione smuraglia? Che poteri aveva e a che risultati arrivò? Intanto è interessante che oggi se ne parli e tutti dicono che la commissione smuraglia ha operato. A quell'epoca abbiamo avuto non poche difficoltà, quindi mi fa piacere che oggi si riconosca che una qualche utilità che la commissione ha avuto. Quella commissione è nata in un momento particolare, si stava avviando verso Mani Pulite, sono stati episodi di corruzione, sono state vicende relative alla mafia, fino a quel momento negata come presenza a Milano e così via. Quindi venne in Consiglio Comunale questa idea: costituiamo una commissione, un comitato, qualche cosa che contribuisca, non tolga il lavoro che devono fare naturalmente l'autorità giudiziaria, la polizia, eccetera, ma lo aiuti in qualche modo e serva anche per conoscere meglio i fenomeni e anche per sensibilizzare la cittadinanza. È chiaro che per fare questo lavoro bisognava disporre di un certo numero di competenze, e non solo politiche, ma di competenze anche specifiche, perché si trattava di analizzare dei fenomeni che non si presentano col biglietto da visita, ma sono nascosti normalmente, di cogliere i segnali di alcune presenze mafiose eventualmente e quindi segnalarli e indicarli per gli interventi opportuni. E poi conoscere meglio anche le possibilità che le organizzazioni mafiose hanno di entrare negli aspetti che riguardano più direttamente le amministrazioni comunali, gli enti locali, le società dipendenti e così via. E la commissione fu costituita in un modo assolutamente diverso dalle commissioni permanenti di cui il comune dispone, proprio perché doveva essere una commissione diversa da quelle. Le commissioni permanenti, quelle che sono statutariamente previste, sono consuete, trasporti, traffico, eccetera, sono commissioni che servono per l'attività ordinaria dell'amministrazione, per portare le cose al Consiglio Comunale, elaborarle, svolgere una funzione istruttoria. Questa commissione deve avere un compito diverso, cioè puntare la sua attenzione sulla città, sui fenomeni che nella città avvengono, cogliere alcuni sintomi, segnalarli, tenendo conto anche del fatto che noi avevamo, e io ho tuttora, una profonda convinzione che l'opera dell'autorità giudiziaria è estremamente importante, così come quella della polizia, eccetera, per reprimere i fenomeni mafiosi. E però è estremamente importante anche riuscire a intervenire per tempo e cogliere i segnali prima che sia troppo tardi. E quindi occorrerebbe veramente mettere in campo non solo strumenti ordinari, ma anche delle vere intelligence capaci di cogliere i fenomeni, e in mancanza di queste almeno disporre di osservatori come una commissione che abbia questa capacità. Questa era l'impostazione quindi della commissione. Da questa impostazione nacque anche il modo della composizione. La composizione non poteva essere quella di una commissione permanente, che sarebbe stata composta tutta di rappresentanti politici, e questo è giusto per l'attività amministrativa che sia così. Poi ci si avvale semmai di consulenti, si ascolta, si fanno audizioni, però il nucleo essenziale dell'attività amministrativa non può che essere svolto a quel livello. Qui si tratta di una cosa del tutto diversa, e quindi, essendo secondo me del tutto irrilevante se la presiede uno del Consiglio che appartiene al Consiglio Comunale o la presiede un esterno, per una commissione simile il problema veramente è una scelta che si può fare del tutto liberamente. In quel caso la scelta cadde su me, che avevo la duplice qualità, ero consigliere comunale, ma ero anche uno che si occupava da sempre di questioni di questo tipo. Quindi non ci fu nessuna discussione sulla presidenza. Io presentai la proposta di
costituzione della commissione e io fui nominato presidente. Ma la composizione della commissione fu molto ampia, cioè si decise di inserire nella commissione quattro consiglieri comunali, tra cui uno ero io, quindi tre più il presidente, e poi 11 componenti, tutti provenienti da varie esperienze, ma diciamo prevalentemente sociologi, esperti di questioni di mafia, costituzionalisti, esperti di problemi amministrativi anche dal punto di vista legale, e siccome avevamo la convinzione anche che un'infiltrazione mafiosa avvenissero molto anche nel mondo del lavoro, anche di esperti in materia di lavoro, per cui c'era anche il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e un avvocato specializzato in materia lavorista. L'ultima cosa estremamente importante è il fatto che, nonostante tutto, a Milano si continua a dire che la mafia non c'è, c'è ancora chi osa dirlo anche adesso. Allora lo dicevano quasi tutti, adesso lo dicono in meno, ma ogni tanto questa cosa riaffiora, magari su una forma più cauta, non di dire proprio non è vero che c'è la mafia, anche se un prefetto l'ha detto un anno fa, addirittura che il problema della mafia non esisteva a Milano. Però magari in maniera più dicendo sì, però il fenomeno viene sopravvalutato e così via. Mentre occorre una sensibilizzazione particolare sia di tutti gli organismi competenti e sia della popolazione di cittadini, perché è anche il cittadino che se sta accorto può segnalare, e non sempre lo fa all'autorità giudiziaria, ma per esempio se in un quartiere nota che ci sono dei negozi che si aprono, non ci va mai nessuno, poi si cambiano continuamente gestione e così via, sospetto del riciclaggio è ovvio, è facilissimo. Se questo cittadino potesse segnalare a una commissione come questa, questa commissione potrebbe approfondire il problema per quanto riguarda i suoi poteri e, se occorre, informarne l'autorità giudiziaria, che non sempre ha la forza e gli strumenti per intervenire anche per ritirare. Questo è il mio concetto della commissione antimafia. È una risposta quasi a tutte le domande, perché questo comporta che io sono contrario a una commissione fatta come le altre commissioni permanenti, perché diverso è il compito e diverse sono le competenze che occorrono. Sono per una commissione mista nella quale però prevalgano gli esterni. Mi importa poco se il presidente del Consiglio Comunale o non è del Consiglio Comunale, purché sia una persona competente, cioè non sia eletto presidente perché è del Consiglio Comunale, ma sia eletto presidente perché ha una competenza specifica in quel campo, perché davvero questo tema della competenza è fondamentale e dell'esperienza in materia, di sapere che cosa è avvenuto in tutti questi anni. Oggi però sono proprio i sostenitori della commissione consigliare che dicono che è lo statuto del comune a impedire la creazione di una commissione aperta agli esterni. Come fu possibile all'epoca invece fare una commissione a maggioranza extra consigliare? Io non so se siano state apportate modifiche allo statuto rispetto ad allora, per quanto ne so io, lo statuto non vietava nulla di simile, cioè lo statuto prevede l'istituzione di commissioni permanenti. Se poi il comune vuole costituire una commissione di indagine limitata con i poteri che ho detto, di osservatorio, di orientamento, di sensibilizzazione, eccetera, secondo me può farlo liberamente, anche perché questa commissione non adotta atti amministrativi. Il problema dello statuto sorge quando si nomina una commissione che poi adotta atti amministrativi e devono essere approvati dal Consiglio Comunale, quindi lì ci sono delle procedure regolate dalla legge. In questo caso non è che la commissione può dire faccio una delibera e questa delibera si traduce, deve sottoporla al Consiglio Comunale, il quale poi adotta le decisioni che riterrà opportuno, se le riterrà, se no fa una relazione, prende una posizione come abbiamo fatto noi. A suo tempo abbiamo fatto una prima relazione sulle periferie, un'altra sulla correttezza dell'amministrazione e una infine conclusiva
le abbiamo depositate, abbiamo avuto le relazioni. Io credo che non ci sia nessun ostacolo. Mi sembra anche stravagante questa discussione che si fa sui modi, perché francamente trovo che veramente in una città che è assediata dalla mafia, qualunque cosa si possa mettere in piedi deve essere facilitata, organizzata, non discutendo per mesi sul modo di fare. C'è un'esperienza che oggi tutti considerano un'esperienza positiva e comunque, siccome ha pubblicato delle relazioni, chiunque se ne può rendere conto, se le legge e vede se è stato fatto un lavoro che andava al di là dei confini di una commissione del genere o altro, o sia stata comunque di una qualche utilità. Mi sembra che questa discussione più presto si chiude, meglio, e più presto si istituisce questo comitato, questo organo, soprattutto badando alle competenze e soprattutto evitando il rischio che diventi un problema di pura ripartizione fra le componenti politiche del Consiglio, perché questo è ammissibile per quanto riguarda appunto le commissioni consigliari, dove ci deve essere una proporzionalità, non è invece concepibile per quanto riguarda una commissione di questo genere, dove non si vota a maggioranza, insomma una commissione di questo genere o si mette d'accordo su un certo punto o trova, oppure discute, per cui veramente anche quel problema che c'è nelle commissioni comunali, nelle quali devono essere rispettate le maggioranze del Consiglio, quindi una proporzione, in questa commissione non c'è. In 2 anni non abbiamo mai votato, non c'era nessun motivo di votare, perché tra persone competenti e serie uno esprime il suo dissenso, si discute e poi si arriva alla conclusione. Lei dal 16 aprile di quest'anno è presidente nazionale dell'AMPI. Vista anche la situazione che ha descritto in Milano assediata alle mafie, ritiene che l'antimafia oggi si possa essere definita una nuova frontiera della resistenza? Beh, no, io rifuggo da una definizione come questa. Dico che la mafia è una questione nazionale da tempo. Stiamo attenti ai segnali che vengono avanti, perché poi a un certo punto la mafia, quando smette di agire sparando, non è che è meno pericolosa, lo è di più, perché non spara perché ha deciso di stare sott'acqua, come fa periodicamente, e stando sott'acqua poi però continua a svolgere le sue operazioni economiche e così via. Sono in un certo senso più pericolose perché non ce ne accorgiamo, perché sono fatte con abilità, con l'aiuto di consulenti esperti, cioè la mafia non è più quella dei film, è quella che va dal commercialista e studia operazioni internazionali, se no tutto questo denaro come farebbe a smaltirlo, a accumularlo. Allora trovarsi, che adesso si sente dire ogni tanto, questa zona della città è tutta diventata di proprietà dell'andrangheta, sarà vero o non sarà vero, se è vero è grave. Allora è una questione, diventa una questione anche di democrazia. Non la chiamerei di nuova resistenza solo perché penso che ci sia bisogno ancora anche della vecchia resistenza, nel senso che, vecchia per dire, nel senso che ci sono ancora tanti rigurgiti fascisti, tanti modi di pensare da fascisti, non in camicia nera, ma da fascisti in senso generale, che sarebbe sbagliato indicare una frontiera diversa. Sono frontiere che sono molto contigue, molto, molto vicine. Questa è anche una delle ragioni per cui anche l'AMPI oggi, che considerava questo un lavoro di altri, considera anche i problemi della mafia dei problemi in cui fare attenzione, perché riguardano i diritti dei cittadini, riguardano i diritti di libertà, la Costituzione, i temi di cui ci occupiamo abitualmente, non abbandonando però per una nuova frontiera la frontiera classica della democrazia e della resistenza, che ha ancora bisogno di essere tutelata, tant'è che siamo in guerra perfino per difendere il 25 aprile, vuol dire che c'è bisogno di tutto.